E adesso vai tu, Jack! Amiche, soprattutto amici di Rock TV, ciao sono Paletta, Paletta dei Pancras, sono in questo posto che ha una sacralità particolare perché qua si respira heavy metal, da quando entri i metal detector impazziscono, anzi è proprio il posto dove sogniamo di venire e oggi, e oggi a Jack per la prima volta ci sarò io perché... Pino mi ha lasciato il suo trono per un giorno, mi ha detto diventa re per un giorno e io oggi cercherò di fare le veci di quella meravigliosa persona che si chiama Pino Scotto e cercherò di rispondere alle vostre domande in maniera abbastanza simile a come risponderebbe Pino. Vai Jack! Ciao grande Paletta, che onore, che piacere! Che gioia averti qui, veramente siamo gasatissimi oggi, raccontiamo subito ai nostri amici a casa che ci siamo fatti un bel pranzo, ci siamo già divertiti, siamo belli carichi, oggi parliamo di Electric Déjà Vu che è il nuovo album dei Pancras che ve lo dico subito spacca, io l'ho già ascoltato un sacco di volte mi piace di brutto. Grazie poi... Jack, sei sempre gentile. Sai che io sono sincero, se no non ti avrei detto nulla, ma mi ha veramente gasato. Ti dico subito che la prima strofa di déjà Vu mi ha fatto schiattare da ridere per un quarto d'ora, cioè sono rimasto in terra, è qua... tutto quello che anche i nostri amici che ci seguono a casa provano in questo mondo, non lo diciamo. Ehm... Ti ringrazio, si vede. Se sei proprio così dice, se ma come fate a sopportare tutta questa musica? Musica di, di merda, merda eh? <ride> che se c'era ancora il padre di mio padre. Eh? Vabbè, sì, eh, diciamo che è stata, innanzitutto, elettrico Déjà Vu, un, un ritorno all'elettrico. Perché do, dopo quei due anni maledetti di pandemia in cui era difficile andare a fare dei concerti con degli, degli amplificatori delle chitarre distorte, era molto difficile. Déjà Vu perché racconta un attimino quello che stiamo vivendo adesso nel mondo. Che è un po' un ritorno, un ritorno a tante cose che abbiamo già visto, un ritorno eh, del, del momento politico, un ritorno del problema dei migranti, quando noi andavamo con le valigie di cartone, sta ritornando un po' tutto. E quindi abbiamo, abbiamo scritto un po' di canzoni che fanno un attimino pensare a come ce la stiamo vivendo in questo momento. Mm. La cosa più bella è che avete iniziato comunque l'album, Letter DJV, con le mani in alto, che è un inno per chi va ai concerti. Bravo Jack, assolutamente, ma può, vuole essere anche e soprattutto una metafora, la metafora di avere qualcuno eh, lì davanti che è pronto con le mani in alto a prenderti, ma nel mondo del lavoro, ma proprio nella vita, nella vita quotidiana, quando qualcuno ha voglia di fare qualcosa, di provare a fare qualcosa, però ha paura di fallire, ecco, avere la possibilità di avere l'amicizia, di avere gli amici comunque che sono lì pronti con le mani in alto a prenderti in caso tu cadessi, secondo me è fondamentale, logicamente ancora di più quando vieni a vedere un concerto dei punkers e fai stage diving. Se no, va a finire come me, che vai all'ospedale con 15 punti di sutura sotto il mento, vero Jack? Eh, così anch'io ho lasciato giù fratture <ride> di tutti i tipi, eh. Apposo. Chi non ci <ride> ha lasciato giù qualcosa, vertebre sì, sì. schiacciate, fratture, quello è il bello del rock and roll. E io direi adesso, Faletti iniziamo a riscondere un po' di messaggi. Assolutamente io sì, sono. qua i come sono scritti, quindi anche quelli rivolti a Pino, così ci facciamo quattro risate Tranquillo, Jack, <ride> vai, vai, fammi sentire. Partiamo però da Gennaro Girardi che dice Ciao ragazzi, ciao Paletto, cosa ne pensate della timbreca vocale di Joe Cocker? Beh, caspiterina, ho visto da poco un documentario eh, su Rai 5 ogni tanto fanno vedere i documentari sul Rock and Roll ho, fanno... ho visto anche quello dei Chicago, eh, ve lo consiglio, è divertentissimo e ho visto comunque il percorso di Joe Cocker e lui aveva questo timbro allucinante, eccezionale che tra l'altro non era uno super fattone come, eh, come tanti magari i suoi colleghi anzi era uno molto equilibrato, sempre in quel percorso figli dei fiori, quel periodo molto lisergico, però già da quando era giovane cioè, aveva questo cavolo di timbro che era, eh, cioè veramente era un marchio di fabbrica, infatti noi abbiamo avuto zucchero che ogni tanto lo scimmiottava, però zucchero guarda, ti prendi dai, dai per favore, c'è una canzone triste e, e comunque mi piace un sacco, un artista meraviglioso, eh, inarrivabile secondo me, Joe Cocker. Mm. Adesso mi lancio in una cosa improbabile e impossibile, perché tra i vari messaggi mandati a Pino c'è uno di, del signor Juan Ruy Mendoza, in, in spagnolo, e dice Signor Squetto, cinque dei miei ballerine prodigiosi sono andati dalla mia scuola di danza per creare una casa di bande rock and roll fare appello per tornare. Ah, <ride> quello... no, eh, beh, sì. Sta male la gente che ci segue. Te lo Sta malissimo dire. la gente che ci segue. Eh, lo so, cosa devo dire? Eh, Signoritas, eh, ritornate a fare la danza, eh, se no vi faccio parlare con l'amico Pino e vi dice PS de merda. Eh? <ride> Jacopo Martelli dice ciao ragazzi, anche a voi come lo ziopino vi fanno schifo e vi stanno sulle palle gli Oasis, anche lì a Angelemer ce lo vedo bene nei pancreas. Beh allora ho fatto un piccolo elenco di quello che vi sta sulle palle lo ziopino, penso di essere sul 97-98%, diciamo che non amo gli Oasis, non mi danno più fastidio di questa banda di parlatori che abbiamo qua in Italia, ecco, mi danno un po' più fastidio di quelli che parlano. È presente Jack, quelli che parlano ultimamente e parlano... Poi si magari ti dico zio bro, cazzo io ho uno zio solo mi sta pure sul cazzo, quindi non voglio avere tanti zii, è tutto uno zio insomma però per rispondere a domande gli oesi sì, effettivamente mi fanno abbastanza cagare è <ride> la verità, è la verità e Tra l'altro, la la tornando ai lettori di déjà Vu, sì. voi avete scritto quel pezzo Dai 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 uh -huh. eh, con anche il feat di, di Giancane che, che secondo me avete toccato veramente ragazzi come voi sensibili che da sempre battagliano per i diritti Avete toccato un argomento che è quello dei, dei driver? Direi. Assolutamente sì, Jack. Tu lo sai, eh, diciamo, è eh, il, il piccolo nuovo schiavismo. Una volta c'erano le catene di montaggio dove dovevi star lì 12-13 ore e Pino lo sa questo perché lui l'ha provato in fabbrica. E voi quando lo provocate fa bene a darvi dei pezzi di merda perché perché era lo stesso che stanno provando questi ragazzi. Insomma, ci sono. E qua posso fare i nomi perché comunque è di dominio pubblico. Già, sta forse l'unica anzi per, tuttora da quello che mi risulta è l'unica catena che comunque ha regolarizzato i suoi runner gli ha fatto praticamente un'assicurazione gli ha fatto un contratto di lavoro di quelli puliti rispetto agli altri dove che non hanno nessuna tutela cadi per terra c'è la pioggia e tutto quanto quindi la cosa che dico non è quella di non ordinare perché perderebbe il lavoro però di avere un po' di pazienza, e un po' di sensibilità nel momento in cui arriva dopo un quarto d'ora quella cazzo di pizza che potevate andarvi anche sinceramente a prendere a piedi dopo che arriva un quarto d'ora, cercate di capire magari c'è stato un po', un po' di traffico, che magari piove e quindi quando arriva un quarto d'ora in ritardo non state lì a mettere una stellina oppure il servizio è stato pessimo, tutto quanto, anzi dategli un 5 euro di mancia e voi andate a casa tranquilli, lui va a casa tranquillo e il lavoro ce l'ha ancora, quindi mi raccomando, sensibilità, soprattutto per questi ragazzi, per tutti quelli che stanno lavorando in questa maniera in tutti i lavori. Vai, Jack! Alberto Tosi c'è una fake news che devi sapere perché Pino lo rispetta tantissimo. Fa la battuta e dice: Ma Pino, dove è finito? Paletta a picchiare Renato Zero. C'è <ride> una fake news che Pino si sarebbe picchiato con Renato Zero. Ma che non è vero perché Pino ama molto eh beh, Renato che Zero. Che Pino si sarebbe picchiato tempo fa con Renato Zero. Ma è una fake news, ma, ma che ma... è girata di brutta e vedi che la gente ci scherza sopra, ragazzi. Non credete a quello che vi scrivete. No, lì. io l'ho visto una volta Renato Zero che aveva l'occhio gonfio. Eh, mi sono sempre chiesto, ma chissà che cosa era successo. Quando è partito col carrozzone, ha detto che hanno visto lì uno con i capelli lunghi di dietro con, eh, con la maglietta di Black Sabbath, però non si è visto davanti, quindi non so chi è stato. Come diceva mm -hmm. l'amico di prima, il signor Squetto. Ah il signor Squetto, ehi <ride> hey, signor Squetto ci stai guardando, <ride> ci stai rimirando? <ride> Eh, Pasquale Perillo ti dice Paletta, cosa ne pensi del nuovo album dei Metallica, 72 Season? È uscito da poco, i primi quattro singoli sono carini, il resto del disco è qualcosa di già sentito e risentito. Allora devo ammetterti che mi prendi in contropiede perché io non l'ho ancora sentito e alcuni ragazzi che l'hanno sentito mi hanno detto un po' quello, quello che hai detto te. Vabbè, eh, lo, lo sentirò, però è normale che ci siano 3-4 pezzi che vanno a spiccare e poi gli altri magari sono un po' riempitivi, però anche lì fa sempre parte del gusto della gente. Alla fine i Metallica possono fare anche l'album con gli intillimani, i flauti. I Metallica rimangono i Metallica, logicamente eh, cioè non è che poi eh, diciamo tutte le volte pensare che chi le mole è un capolavoro, chi le mole è un capolavoro è stato un capolavoro, però comunque rispetto, io non l'ho ancora sentito magari mi trovo in accordo con te o in disaccordo che magari sono tutti belli pezzi o non me ne piace nessuno quindi degustibus Jack! Non disputando ragazzi oggi poi parliamo anche di punk perché abbiamo qua un'eminenza perché Paletta è uno dei padri fondatori del punk in Italia un'eminenza, soprattutto un, un, re un reverendo <ride> Veramente, abbiamo la fortuna di averlo qua oggi, quindi facciamogli un po' di domande anche soprattutto sul genere che loro rappresentano in Italia da decadi. Da decadi, anche se c'è da dire che io il Cipa nel 1989, quando abbiamo fondato i Pancras perché volevamo incominciare a, a suonare, avere una band, arrivavamo comunque da, da, solo dal metal. Forse i primi dischi che abbiamo preso, lui ha preso quello dei Ramons, io ho preso uno dei Clash, i Sex Pistols, così, però già prima, 12-13 anni, lui era un partito Black Sabbath kiss, soprattutto il Cipa tutto dei Kiss e io ero un Iron Maiden indipendente, poi mi piacciono gli Halloween, insomma, arriva tutto da quella parte lì alla fine, dai secondo me è come il rock and roll, eh. una volta certo. che senti Black Sabbath puoi fare tutti i giri del cazzo che vuoi, le notte sono sette e Black Sabbath sono Black Sabbath Tu con Black cosa Sabbath. hai iniziato? Quando hai iniziato proprio a suonare uno strumento qual è quella band che ti ha fatto dire figlia in mano basso? Assolutamente l'Iron Maiden perché comunque ho trovato un, un maestro che suonava in una band e, ed era molto simile come gli, con gli atteggiamenti a Sti Vernis e io io mi sono innamorato subito degli Auromedian e poi quella maniera di suonare, infatti sono completamente incapace a suonare col plettro, però quella, quella mossa tre dita che ti fa cavalcare anche i cavalli zoppi, l'ho imparata da Steve Harris, così. Poi tu hai questa caratteristica che riesci, suoni, comunque fai dei pezzi anche non facili, ma ti scateni sul palco. Come eh. cacchio fai a riuscire a suonare così bene agitandoti così tanto e cantando così bene? Perché poi Paletta è la seconda voce da sempre dei pancreas e lo fai in maniera egregia. Eh dai, dopo 34 anni comunque prendi tutte le tue misure, quando inizi a prendere le misure anche sul palco, perché forse è molto difficile quello, ecco ti faccio, ti svelo delle piccole cose, ad esempio io non mi troverei mai bene con un radiomicrofono sul basso, perché io ho bisogno del jack, poi qua jack vi lo dico, ho bisogno del jack e del cavo per prendere le mie misure, io so guardando il jack dietro quanti passi posso fare a sinistra, quanti passi posso fare a destra, eh, dopodiché la, il modo di mettere le mani sul manico è soltanto una una Questione di prove e di esperienza e tutto viene automatico. E poi, e poi, appunto, guardando e basandomi sui video che faceva Steve Harris, eh, eh, no, non posso che muovermi, non posso che muovermi eh, suonando e cantando perché non riesco proprio a stare fermo una volta che parte la canzone. No, direi che questo proprio eh. non riesce a fare. questo non ho visto tante volte dal vivo i pancreas, non ti ho mai visto su un pezzo fermo, cioè è impossibile. Cosa ti parte dentro? Cioè, cosa ti, cioè... È difficile da spiegare, guarda, ci sono state delle situazioni. Allora, innanzitutto secondo me il grande segreto di un music... che deve avere un musicista, comunque che deve avere sempre, è la strizza, deve cagarsi sempre un po' addosso ad ogni concerto. Che ci siano 50 persone che ce ne sono 70.000. Noi abbiamo suonato davanti a 70.000 persone uh, all'Ainic Jamie Festival, con un anno con i Metallica, un anno con i Ray James, abbiamo suonato davanti a 60.000 persone con i Sex Pistol. Ecco, ci sono quei 25-30 secondi che devi avere quella sana caga. Di, di tutto quello che ti sta intorno. Dopodiché, quando passa, quando vedi che la gente ti sta pogando davanti, quando, vedi, quando inizi a catalizzare l'energia lì davanti, te li mangi e tutti e 70.000, non hai più paura di niente, vai. E anche l'errore viene coperto dall'endorfina che mandi fuori. Voi poi avete sempre avuto questa caratteristica di, di dare dei messaggi importanti, ma farlo sempre in maniera ironica, in maniera divertente, cioè uno va a un concerto dei pancras e si diverte e anche questo album, Deja Vu, è così toccate degli argomenti importanti ma ti fai delle belle risate anche, a te è già perché? che ti ha fatto ridere Deja Vu, mi piace anche a me poi quando parte tutto, tutto. non solo Deja Vu, anche, anche Disagio per esempio ah eh, forse... sì, siamo nel grande <ride> periodo che tutti, oh che, che disagio che disagio, è venuta fuori una delle parole più, eh, più dette, più, più, più scritte è la parola Disagio sì, ecco vedi, la, 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 cosa, la cosa bella, diciamo il grande segreto che, che ci ha fatto stare in giro per 34 anni è che comunque le i nostri concerti devono essere innanzitutto una festa per il pubblico, forse siamo tra gli ultimi, tra i pochi gruppi che ancora dando il permesso è sottoscritto anche di salire a fare dello stage diving, eh, dicendo a quelli della sicurezza di stare attenti solo e esclusivamente quando la gente si butta e quindi di non fermarli davanti. Perché comunque la partecipazione del pubblico è importante. Quando fai una settimana, una settimana di lavoro oppure a scuola che è una rottura di palle, c'è un sacco di casini, andare a un concerto e buttare fuori la tua energia e magari essere anche uno dei partecipanti attivi al concerto secondo me è il massimo. Quindi il concerto dei punkers prima deve essere una festa per la gente. Bye Jack! Ed è proprio così, tra l'altro bello anche la parte, diciamo, reg che ha fatto Rafael nel pezzo, mi è, mi è piaciuto, anche quello è un bel fit. Sì, bravissimo Rafael, tra l'altro l'abbiamo conosciuto con i ragazzi di Music for Peace, che è questa onlus che raccoglie derrate alimentari medicinali, tra l'altro in questo momento sono a Khartoum in Sudan dove stanno avvenendo bombardamenti e loro tra l'altro sono là al riparo insieme alle derrate alimentari e non, non sono in una situazione bella, quindi solidarietà per loro. E, Raffaele lavorava per questa Onlus, è uno dei cantanti reggae a mio avviso più bravi che c'è in Italia, andate a vederlo su YouTube, ci sono tante sue canzoni ed è stata anche lì una collaborazione, cioè è veramente facile, Raffaele ti va di fare un intervento del nostro pezzo? Sì, parete, mi piacerebbe un sacco. Due settimane dopo avevamo il pezzo con Fit di Raffaele e con Fit anche di Giancane per la canzone Dai Dai Dai. Abbiamo un sacco di amici, mica colpa nostra se abbiamo tanti amici. Eh, oh no, Jack! Eh, ma voi eh. siete amatissimi da tutti <ride> perché siete dei ragazzi d'oro, veramente. Eh, avete suonato anche bene la parte reggae cioè eravate nella parte no? eravamo tantissimo nella parte vabbè tu tieni conto comunque abbiamo fatto canzoni anche come sotto esame noi praticamente siamo sempre stati di quel filone più che del eh, punk nichilista del 1978 il No Future che cantavano eh, i Sex Pistols siamo sempre stati con quel eh, punk un po' più propositivo nel senso dai io vediamo urliamo quello che non ci piace iniziamo a prendere un po' già la gente a calci nel culo e quindi c'eravamo mischiati con con questa famosa punky reggae connection, eh, che era anche quello che cantava Bob Marley nella canzone Punky Reggae Party. Quindi c'è sempre stata una connessione tra il reggae, tra lo ska e tra il punk. Devi sapere che ogni settimana Pino viene massacrato sui maneskin, no? Allora Max mm. scherza e dice, ma Pino è stato licenziato per aver nutrito passione per i maneskin, sicuramente. No, secondo sì. me è stato licenziato perché l'hanno beccato che si era messo i due pezzettini di scotch sulle tettine come Vittoria, <ride> e allora l'hanno visto in giro e le hanno detto: Diffida, bravo Pino. <ride> Antonio Miele ti chiede: paletta del punk, del punk californiano, cosa ti piace? Allora, punk californiano diciamo è il punk della West Coast. Eh, mi piace, mi piace un po' tutto. Diciamo che anche lì eh, quando, quando è venuto fuori questo grande movimento e secondo me tra, tra i primi, tra i pionieri, sono stati i Bad Religion, che è uno dei gruppi, uno dei miei gruppi preferiti. Poi non so che dire, mi piace veramente tutto. Cipa, io sono stato sfortunato. Cipa, il nostro cantante si ricorda che è andato a vedere i Green Day eh, al bloom di Mezzago con un concerto, una delle prime volte che veniva in Italia con un concerto Power. ai Green Day che cazzo? Mi puoi dire i Green Day sono come non lo so i eh, Metallica per, eh, per il metal cioè quello è eh, cazzo l'ultima dei Green Day ma fa la stessa cosa no quello era il loro marchio di fabbrica loro l'hanno fatto e lo fanno veramente bene quindi poi mi piacciono tantissimo gli Ospering ho avuto un modo di suonarci due volte devo dire che su 25 canzoni c'erano 24 successe quando suonano spaccano il culo no non può altro che piacermi mi piace molto il punk californiano Thomas no, ti chiede un parere invece sul country ha la curiosità Beh. di sapere il country Assolutamente Tom, noi abbiamo fatto nel periodo di eh, nel periodo di eh, pandemia, eh, non riuscivamo a stare fermi, come dici te Jack, non riesco a stare fermo, abbiamo deciso di fare un album e anche quello potete vederlo su YouTube che si chiama Fanny Goes Acoustic, abbiamo preso le nostre canzoni e ci ha dato una mano Roberto Robbo Bovolenta. Attenzione a questo nome. Robbo, tra l'altro è diventato cintura nera di strumenti country e ci ha insegnato un sacco di cose, è andato in America e tutto quanto. Robbo era il primo chitarrista degli amici di Roland. Quelli un po' vecchietti, penso che se li ricordi, loro facevano, sono stati tra i primi, molto prima dei Jam Boy, a fare le cover dei cartoni animati. Pensate che il cantante degli amici di Roland era Samuel del Subsonica? Insomma, Rob ha detto: ma perché non prendete le vostre canzoni e le volgiamo in stile country, stile blues? Ed è venuto fuori questo album in acustico, secondo me bellissimo. Quindi mi piace tantissimo il country, mi piace tantissimo il bluegrass. Forse perché mi piaceva mi piaceva un sacco vedere a Zard quando partivano gli inseguimenti con quel banjo. Ton, 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 ton qui c'era lo zio Jesse Boss Hog il Roscoe Pickle Train vai Jack ciao Jack ma ciao soprattutto a Paletta un parere sui Tapo dei Tacos Giuseppe i tapo de tacos purtroppo non li conosco, sono amici di quel, del signore prima che aveva il... Jack, aiutami te chi sono i tapo de tacos? No, io non ne vedo neanche io, non lo so. Oh, mi informerò, okay, di, di, magari se ci dici esattamente chi sono così poi ci informiamo. Eh, adesso mi ricordo una, una marca di patatine, quelle sì, messicane. So. Christian dice invece, Christian. finalmente una persona che sa parlare di musica. Oh, oh, grazie, No, <ride> Christian, allora, la cosa... La, la, cosa, la cosa bella della musica che se ti piace o non ti piace comunque dipende da te eh? quindi eh, la musica è una cosa talmente eh, inopinabile eh, che, che, che la rende bella per quello dopodiché quando è merda è merda quando è musica è musica oh no Jack eh sì, ritorno deja vu ecco sei <ride> il solito déjà come, vu ma come fate a sopportare questa musica musica di, di merda reato. che se no, c'era il padre so. di mio padre vi mi faceva male ma tanto male <ride> Pasquale ti chiede anche Valetta cosa ne pensi dei Rem, dei loro album Special Automatic for the People e poi dei Depeche Mode album storici. Beh, Depeche Mode al Bursorici Devo dirti che ho, ho a casa ancora un doppio eh, ma, ma sempre affascinato eh, Perché comunque quel periodo Quando avevo 17-18 anni Sai, correvi dietro le prime ragazzine E eh, tutto quanto C'era un locale bellissimo Che si chiamava Isterica Era la fermata Lima, qua a Milano Che era un locale, un locale della Madonna e Lì, lì c'era molto punk Però c'era soprattutto musica dark E Depeche Mode li facevano ascoltare tantissimo Quindi arrivo da quella branchia lì Tra l'altro ho scoperto Che fra poco suonerà qua a Milano Anche se purtroppo è sold out Perché mi sarebbe piaciuto agli Arcimboldi eh, suonerà eh, cazzo adesso mi siux and the bencies e the bench so che comunque sono, sono esauriti i biglietti i rem devo dire che non li ho seguiti tantissimo però è uno di quei gruppi che non riesco a dire né che non mi piace né che mi sta sul cazzo Diciamo, mi è passato abbastanza da parte, ci sono alcune canzoni eh, che comunque è un buon rock, sai? gli australiani saltellano da, da una canzone all'altra e quindi preferisco gli SDC come gruppo australiano, ecco. Jack vai! Davide dice cosa ne pensi di Luca Carboni. Allora, Luca Carboni, Luca Carboni l'abbiamo incrociato, non mi ricordo se era un festival, una persona squisita. Prima era un bel, bel drogattone, vabbè, come, come, come noi, un po' tutti quanti. Allora, Luca Carboni è venuto fuori da parte, diciamo che tanti lo dicevano, lo chiamavano il. Lo vasco, nel senso che comunque eh, beh, la zona è quella, la parlata è quella, la canzone voleva volgere un po', un po da quella parte lì, diciamo. C'è stato un periodo che, che è riuscito abbastanza a prendersi, a prendersi un, un piccolo suo mondo. Adesso è veramente tanto che non lo sento più, anche perché comunque per fare questo lavoro, come direbbe Pino, ci vuole un fisico bestiale. Ecco, quella me la ricordo di Luca Carboni, però anche lui una persona squisita, non me lo ricordo un cagacazzo. Antonio Miele manda uno di quei messaggi che ti fanno aprire il cuore, dice voi e le porno riviste rappresentate la mia giovinezza e gli anni più belli della mia vita. Grazie Antonio, eh beh, le porno riviste sono i nostri cuginetti, sono i nostri cuginetti, adesso ognuno ha preso le sue strade, c'è Tommy che suona negli onesti cittadini, c'è il Dani che suona con gli Yoko Anno, tra l'altro un altro gruppo che merita tantissimo di essere ascoltato e di essere visto. Io ti ringrazio, ma sai che ce lo dicono in tanti, perché comunque eh, purtroppo siamo, siamo rimasti veramente in poche. A me dispiace che le porno non prendano un bel giorno e facciano una bella reunion. Io provo spesso a dire. Io, eh. Chissà mai, prima o poi si vedrà. Comunque grazie dei complimenti, spero che tu abbia avuto una bella adolescenza o una bella gioventù. Vogliamo fare un props, vogliamo spingere un'area italiana che ha dato tanto al punk, che è il Varesotto. Assolutamente sì! Il Varesotto ha dato tanto, non solo ai Pancreas, non solo ai porno riviste, ma soprattutto c'era anche una radio, eh, Radio Lupo Solitario, che ha dato veramente tanto, cioè ha fatto la differenza in quell'area. E quali sono stati anni veramente stupendi in Ma... cui c'era un seguito pazzesco? Paletta, racconta tu. Tantissimo. Tra l'altro, oh Noise, il nostro chitarrista, era uno dei DJ di punta di Radio Lupo Solitario. Era una. Era un mezzo di diffusione come lo è, tra l'altro, Rock TV, come ce ne sono poche, fortunatamente ce ne sono ancora. Era veramente il mezzo di diffusione migliore. Quando andavi a beccare l'area del Varesotto, appunto, eh, era un'area che poi includeva dei locali storici come il Nautilus, dove c'era la sala metal, la sala reggae, la sala rock, insomma, eh, quell'area e soprattutto quella radio ha, ha dato nei primi anni '90 la possibilità di conoscere un sacco di musica e soprattutto il nostro genere. Infatti, noi Pancras siamo veramente in debito con Radio Lupo Solitario. Eh, si è creato proprio un ambiente, c'erano dei locali che facevano suonare le band, i festival estivi, quella era proprio l'aria più punk italiana in quel momento e, e, e tutti, tutti gli amanti come noi del punk devono essere riconoscenti al Varesotto. Viva il Varesotto. Assolutamente sì, viva il Varesotto. Luffini che dice, grande paletta, dei Pink Floyd cosa mi dici? Per me another Brick in the wall vuol dire pelle d'oca. Ah, io preferisco The Dark Side of the Moon cosa devi dire dei Pink Floyd un altro gruppo che non puoi dire un cazzo cioè alla fine vai a ascoltarti dei pezzi poi tu devi pensare anche l'epoca in cui sono stati scritti cioè quando partono le canzoni dei Pink Floyd cioè veramente ti vengono, ti vengono proprio i brividi è un genere che è completamente diverso dall'heavy Heavy Metal però sono quei generi che ti fanno, ti fanno proprio vibrare quelle corde dentro e che come i Pink Floyd ci sono i Pink Floyd basta tutto il resto può essere un'imitazione dei Pink Floyd io credo che inflazionano un po' come i Beatles ancora oggi le canzoni che hanno scritto potrebbero essere scritte oggi assolutamente sì questa, questa è una cioè che tu hai sempre delle notazioni giuste assolutamente sì perché cioè, suonano veramente moderno adesso suonano veramente moderno e se uno pensa come sono stati registrati come suonano cioè veramente deve credere in qualcosa di superiore perché non, non c'è spiegazione cioè. No, è, un di... è un qualcosa che rimane Sì, sì, è qualcosa di metafisico che rimane Tra l'altro, Jack, bravo mi ha buttato la palla al balzo Una piccola analogia Che noi non sapevamo, l'abbiamo provata E devo dire che se, se avrete voglia di ascoltare comunque le canzoni Del nostro, del nostro nuovo disco eh, Abbiamo, sotto il nostro consiglio Appunto di Robbo eh, Abbiamo voluto provarlo A registrarlo come lo registravano i Beatles Noi non sapevamo come lo registravano i Beatles Come registravano loro i dischi o, comunque, qualche disco è registrato così. Quindi, non canonicamente partendo batteria, basso, chitarra, chitarra, voci e, e, diciamo, e arrangiamenti, ma partendo proprio dalla voce, voce, chitarre, basso e per ultimo la batteria. Facendo eh, in modo che non è più la voce che si doveva appoggiare sugli strumenti, ma tutti gli strumentisti che si andassero a appoggiare sull'attitudine del Cipa, del nostro cantante, che comunque eh, ha una voce talmente caratteristica che riusciresti a aggrapparti anche in cima. Monte Rosa e quindi abbiamo il disco che andrete a sentire è stato registrato come si dice al contrario eh? grande tornando ai lettori di sì. poi continuiamo a leggere tanti messaggi che stanno arrivando mi sono scese un paio anche di lacrime oltre a farmi delle sonore risate mi sono scese un paio di lacrime ah, e in tempi distorti in particolare quando si parla di Mariposa che era dove io andavo a comprare i dischi è scesa la lacrimuccia e anche poi quando Cippa dice eh, tutti ascoltavano tutte le band. Assolutamente, sì bravo. Cioè quelli erano anni in cui noi con Rock TV te lo ricordi, ah, ogni eh. giovedì facevamo Rolling Stone, ogni giovedì c'erano 3500 persone, perché i ragazzi venivano ad ascoltare le band. A prescindere dal genere, a prescindere, ecco, sono, sono quelle piccole cose che eh, per, per, non, per non sembrare retro comunque piangersi addosso, però sono delle piccole cose che veramente se adesso fosse, fossero, ancora, fossero ancora come prima ci sarebbe un altro modo di ascoltare la musica. Una volta si andava a ascoltare, c'erano tanti, tanti centri sociali, tanti locali, comunque tu non sapevi neanche se si fosse esibito quella sera. Quindi arrivavi lì, magari ti vedevi il concerto Arcorti, il concerto Metar, c'era il tipo che suonava reggae, erano punti di... Di aggregazione come i negozi di dischi i negozi di dischi forse ancora prima di andare a prendere un disco perché ricordatevi che una volta non c'era la possibilità comunque di avere tutto quello che hai adesso su internet una volta chi faceva l'operaio doveva lavorare per fare lo straordinario per prendere l'ultimo dei maiden e, e l'ultimo de, degli SDC e quindi era, dovevi centellinare ti trovavi lì davanti parlavi con quell'altro dicevi ma come cazzo è che l'hai sentito te è bello vale la pena prenderlo mi registreresti una cassettina che però mettevi in macchina, si aggrovigliava tutta, la spaccavi. Quindi tutto questo per dire che mancano proprio questi posti di aggregazione, erano più posti di aggregazione che negozi, c'era Transex, c'era Mariposa, c'era la fiera di Sinigalia, in Piazza Vetra, eh, insomma tante cose purtroppo che in questi tempi distorti vengono veramente a mancare. Tu ti affidavi alle persone, quando Bravo. diciamo mariposa Dario ti diceva lui i dischi che dovevi comprare, te li consigliava, li conosceva tutti, no? è uguale anche i locali, cioè tu sapevi che se andavi in quel locale chi faceva la programmazione? Comunque ti proponeva una band valida, non ti tirava pacchi. Assolutamente, sì, era come il tuo salumiere che diceva che conosci i tuoi gusti e ti diceva no, oggi la mortadella non te la do, vai a prendere il culatello. La stessa roba faceva una mariposa transa e conoscevano quello che ti piaceva, perché comunque ci parlavi, sapeva i tuoi gusti e ti diceva cazzo è arrivata questa novità, senti questo nuovo disco dei Celtic Frost? E dice che cazzo è, sentilo, fidati, e tu compravi sta cazzo di copertina dei Celtic Frost, che era la luce, solo per la copertina dovevi star lì. Ero eh, anche lì. Cazzo, mi fai in mente i vinili. Era come avere dei quadri in mano alla fine. Tu tornavi a casa con dei quadri in mano. Eri sul treno che guardavi Sto cacchio di vinile da Milano al Varesotto perché non abitavamo dalle parti del Varesotto. Eri lì che guardavi ogni piccolo Dovevi particolare Dovevi sentirlo dall'inizio alla fine, perché se no lo rovinavi. E non si poteva schippare dall'inizio alla fine. Cazzo. Poi eh, se ti capitava la canzone e ti faceva cagare, lo devi aspettare. No, no, non potevi rovinarlo perché tirare su e giù la puntina e le, le puntine costavano un sacco di soldi. Eh. Oh no, Jack, tu ne sai qualcosa? Eh, di proprio dischi, così, eh, è di proprio così, è proprio così, però io mi ricordo che quando, per esempio, Dario mi diceva prenditi sto disco, non lo diceva di tutti non è, perché non ti voleva fregare, no, no. lui ti dava i dischi che, me, che, che doveva vendere, sapeva i tuoi budget e. Eh, ed era, ed era veramente bello assolutamente poi dopo veniva incontro a tutti noi pezzenti dove metteva quel cartone con le offerte oppure le occasioni allora lì si pescava subito le occasioni cazzo quando trovavi un'occasione di quella bella mi uscivi che eri vincitore porca miseria eh sì, eh sì. Eh sì. E tornando Fentini. déjà Vu a una, una chiave ironica di quanto sto mondo ci lasci spiazzati perché diciamo ce l'ho paletta oggi uno che cresciuto negli anni 70, negli anni 80 vede delle cose che dice ma ho combattuto per niente, no, combattuto per niente. ma assolutamente sì in battaglia persa anche e insomma avevamo fatto le battaglie contro, prima contro il nucleare poi abbiamo fatto le battaglie contro la plastica ma qua si parla di 40-50 anni fa non è cambiato ancora niente non, è, non, è, non è ancora arrivato il momento in cui l'educazione fa capire che si potrebbe vivere veramente meglio facendo un piccolo sforzo ed evitando di fare determinate cose anzi no, si pensa all'accendimento alla Centrale nucleare di quarta generazione, come se la centrale nucleare non sarà mai un posto sicuro? Ecco, tutti quelli che parlano di centrale nucleare voglio vedere una compagnia assicurativa che si prenda una centrale nucleare come cliente. Come mai non c'è un'assicurazione che dice sì e ti faccio una polizza? Perché non sarà mai sicura. Cazzo, ci sono delle altre forme di energia rinnovabili sempre se impariamo a, a, a dimenticarci alcune cose che non servono più. No, io sono, carbo basta Carbonella, cazzo. Io sono come te, non sono un nostalgico, non sono uno che dice una volta era tutto bello e oggi brutto. E anche quando rivivo e ripenso a quegli anni che abbiamo vissuto, io penso a una cosa: che hanno ritardato un processo, cioè, non siamo riusciti a non farlo arrivare. No, no, no. Però l'abbiamo ritardato, cioè, quello che stiamo vedendo oggi di tante cose, anche del capitalismo, di questo consumismo che veramente eh, siamo tutti anche genitori, ti, ti fa preoccupare per i tuoi figli. Io credo che quegli anni l'abbiano ritardato e quindi hanno regalato 10 o 20 o 30 anni più a noi della nostra generazione, belli che ci siamo vissuti bene. E però oggi onestamente vedi quello che hai combattuto. Naturalmente i nostri figli non hanno avuto questa forza di, di, di allontanarlo e, e si sta verificando, infatti anche nei signori della guerra, no? sì, eh, sì, quando, sì, si parla, quando si parla che per una medaglia al petto vai, vai ad ammazzare la gente, cioè anche, anche la guerra che comunque era un qualche cosa che noi non avevamo vissuto, avevano vissuto i nostri genitori ma abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che tornasse e adesso è tornato. È tornata ed è tornata qua proprio vicino a noi, diciamo che non si era mai fermata in paesi a cui nessuno interessava nello Yemen ci sono eh, anni e anni che c'è una guerra dove, dove i bambini muoiono di fame però lo Yemen non ha il petrolio quindi in questo, caso, in questo caso, che non è una guerra di quelle intelligenti come volevano farci credere gli americani tutto quanto è una guerra che è proprio vicino a noi ed è un altro déjà vu caspita, pensavamo di esserci dimenticati della guerra eh, quando avevamo visto la seconda guerra mondiale e niente, non non siamo riusciti neanche a capire quanto è pericolosa e quanto sia brutta, perché da una parte e dall'altra, eh, quando, quando vanno nelle case dei, dei ragazzini russi a dirgli adesso prendi un fucile e vai a combattere, sono robe che nel 2023 fanno venire i brividi. Bisogna darci una ripigliata, Jack, o no? Eh sì, eh, eh sì, sì, eh sì, totalmente. Mario Marino dice: Le cover band, o meglio tribute band che siano, affollano i club di musica rock levando spazio a chi propone la propria musica. Non voglio offendere nessuno, ma i tributi per me vanno bene nelle sagre di paese. Bravo Mario, allora il discorso è questo, hai perfettamente ragione, io lo vedo come un, un modo di divertimento, come dice Mario, però dovrebbe essere un modo di divertimento e, e non rubare appunto lo spazio, lo spazio dei gruppi che magari hanno un po' più di fantasia. Il problema è proprio questo, che magari a un locale come costi di produzione costa di meno una cover band dove gli dai quattro piadine, un paio di bicchieri di Coca-Cola e via, perché comunque portare a casa una portare una band a suonare con il loro fonico. Eh, Magari con il loro lucista e tutto quanto ti viene a costare di più, soprattutto se è una band che non è della de, de zona e devi farlo venire da un'altra regione. Quindi magari devi farli star lì a dormire perché ormai non è che puoi più lasciarli a dormire sul palco come si faceva una volta, come facevano i Punkers una volta sopra sotto i palchi. Quindi penso che questo, questo grande boom delle tribute band perché sono delle band facilmente, eh, facilmente prendibili, facilmente spendibili. Perché comunque se vai a vedere una no, qualche. Cazzo di ben ci sono del Liga 2, Liga 1, no, Liga sapere, 1, Liga 2, Liga 3, eh, ma mille, a casa di Liga, fronte del volo, palco qua a destra, barda Mario, barda Pino. Pino! <ride> a proposito di Pino, sì. ti vuoi divertire con me? Sì, paletta? certo, ti leggiamo un messaggio inviato a Pino. e Fai tu, Pino. Il re tavoletta dice: Jack e Pino, mentre a Pasqua vi rimpinzavate di salsicce e uova, Professioniste serie come Mare Veniere e Silvia Toffanin lavoravano intervistando gente come Sandra Milo e Michelle Hunziker. Contano i fatti nella vita. Come si chiama? Re Tavoletta. Re Tavoletta. Innanzitutto un pezzo di merda perché tu non lo sai che noi ai nostri tempi intervistavamo altro che quella gente che hai visto e poi tu continui a guardarti questi programmi di merda e mi dispiace che non hai mangiato a Pasqua Sì, mi sono abbuffato alla faccia tua hai capito pezzo di merda no scherzo non ce la faccio serpino scusami <ride> però oh, mi hai tirato fuori un po' di pino no, l'hai fatto bene mancava solo un bel datti fuoco questi sono 10 euro ah, di è vero, è vero in, me, in questi momenti di crisi energetica, datevi fuoco! Tra l'altro, lo abbracciamo tanto il nostro Pino nazionale. Che lunedì prossimo, ovviamente, tornerà. assolutamente Eri a... Pino. Dai. Veramente ha detto: Questo lunedì è uscito il disco dei Pancras. Devono venire i ragazzi, deve venire Paletta a fare il mio vice. Grande. Eh, eh, ecco lui. Eh, le persone come Pino ci vogliono, ma proprio nella vita, sincera Ti dicono: Dire esattamente quello che pensi eh, ti può creare tantissimi nemici. Però, cioè puoi avere soltanto stima a dire le cose che pensi anche che siano sbagliate che possano, perché le cose che pensi magari tante volte possono dar fastidio a qualcuno però perlomeno sei sincero e la sincerità per me vince sempre eh? poi in Italia questa frase la sincerità Ma, mia, vince sempre verità. e eh. poi in Italia perde sempre eh accidenti eh, sì. <ride> in Italia sì, sì, perde sempre è vero Pasquale dice Paletta hai visto che questo è uno degli scandali di quest'anno che ha indignato il popolo di Rock TV dice Paletta hai visto che Tom Morello ha fatto il duetto con i Maneskin nonostante faccia parte dei Rage Against the Machine. Ho oh, visto, ho visto, eh, io ecco. Sempre per quello che dicevo prima, sincerità, sinceramente cazzo, no, ma non me la sento neanche dire questi ragazzi che cazzo gli ho cagare. Loro hanno fatto quello che dovevano fare, sono in America sono stati apprezzati tantissimo, ma non dalle case discografiche, anche da, dai grandi produttori. Evidentemente, hanno, io non li ho mai visti dal vivo e sinceramente mi sa che non ho sentito giusto la canzone quella famosa Com'è che è? Sono, sono fuori di quella lì. li conosco poco. Però la cosa che mi ha lasciato più specie da addetto ai lavori è vedere tantissimi artisti che cazzo, mh, preda a gelosia dicono cazzo noi questa roba qua l'avevamo fatta 40 anni fa ed è un po' una risposta di quelli che non ce l'hanno proprio fatta e adesso sono qua e non hanno molti argomenti e per quanto riguarda Tom Morello cazzo ne so magari l'avranno pagato anche, anche molto bene io non vedo l'ora che Orietta Berti mi dice di andare a suonare il basso con lei <ride> <Orietona> <ride> però penso male. che non capiterà mai Oriettona <ride> grande Carlo Boa dice paletta, quando un bel live qui senza venza? Oh, ne abbiamo già fatti, non ne abbiamo fatti parecchio tempo fa Ho visto che sono ritornati il mio amico Ferdinando Ferdinandi, Nando Sono ritornati, hanno suonato anche, anche qua in zona So che avevano un concerto a Latina con i Giuda, con un bel po' di gruppi Insomma, loro stanno ritornando anche, anche lì La voglia di suonare alla fine, quando torna, torna E Infatti vi consiglio, andate a vedere un bel concerto dei Senza Benza Perché loro erano i nostri alfieri di quello che prima mi hanno chiamato Flower Punk Che comunque arrivava, era una piccola branca che arrivava anche lì dagli Uniti Uniti e loro sono stati i portavoce migliori che abbiamo avuto in Italia, tra l'altro i primi album sono veramente belli, andate a sentirveli anche qua lì su Youtube, si trova tutto, vai Jack, e devo dire vai Jack, anzi Pino lo fa meglio, vai ah, Jack. Va bene, va bene, va bene Palettone, il colpevole dice, ciao scusate la dietrologia e del pressapochismo, ma credo che se una persona preferisce vivere buttata in terra e starsene nel proprio paese ci saranno delle ragioni, o no? la persona, non ho capito la domanda penso che stia dicendo, se una persona lascia il suo paese ci saranno delle ragioni, se è ricollegato al discorso iniziale sulle migrazioni beh, beh, ci saranno, sì la maggior parte, infatti, che non si riesce a capire che i migranti che stanno arrivando adesso stanno arrivando dalla Siria, dove gli hanno bombardato la casa, non c'è più la casa stanno arrivando da paesi in Africa dove ci sono delle guerre civili, ti entrano dentro le tribù col macete e ti tagliano le gambe quindi non penso che nessuno abbia voglia di andare in Africa per venire a abitare a, che ne so, a, a, a Abitare in periferia di Milano senza un lavoro e tutto quanto, quindi più che delle ragioni, penso che quelli che vengono qua sono delle necessità di vita, come c'erano nel primi del Novecento: cazzo, qua non c'era da mangiare, si faceva la fame, c'era una ringa per tutta la famiglia, si prendevano i cartoni, si saliva su una nave, si rischiava di morire di scolo, di colere e tutto quanto, si arrivava in America, ci trattavano come le merde e dopo chi ce la faceva, ce la faceva. Non si può, cent'anni dopo, ritornare a fare gli stessi errori e non capire queste cose ecco, il storia. problema vero è che la storia non la conosce nessuno la, storia viene <ride> la scuola ne... dell'obbligo eh, non ha portato purtroppo no eh sì, purtroppo perché no. la storia si ripete sempre, la si ripete e sempre. quando sei un paese che, 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 che ha avuto così tante migrazioni non puoi non accettare chi viene da te e ti ha avuto gli stessi problemi come quando ci sono dei tedeschi che ricadono esattamente negli stessi errori dici ma porca miseria ah. no avevo visto tempo fa il fatto che eh, la Germania era il paese che più si era schierato per far pagare i danni di guerra, e o comunque, i danni, sì. o comunque i danni che sono stati prodotti dalla pandemia voleva far pagare ai cinesi e agli italiani. Dimenticandosi che se il mondo avesse chiesto i danni di guerra ai tedeschi nella seconda guerra mondiale non esisterebbero oggi eh, i tedeschi hanno bisogno ancora di un bel 200 anni per ripulirsi bene la coscienza c'è da dire che comunque sì. sul piano dell'immigrazione eh, perché stiamo parlando di questa geopolitica però su, per, per quanto riguarda l'immigrazione c'è da dire la verità che comunque i tedeschi sono quelli che accolgono più persone ma anche giustamente anche perché comunque è diventata una, una nazione super multiraziale e tanti hanno parenti comunque in Germania, in Francia insomma bisognerebbe essere un'Europa unita proprio in tutto perché in, in tanti casi comunque questi arrivi si sono, stati, si sono stati trasformati in risorse. Pensate quanti albanesi stanno lavorando adesso in, in Veneto e tra l'altro gli industriali in Veneto, lo dicono, senza gli stranieri che erano venuti la mia azienda non sarebbe andata avanti. Quindi bisognerebbe usare un po' più il cervello, un po' meno... I social ehm... ci hanno un po' modificato chiedi? geneticamente, tutti parlano di tutto. No? Tutti... Infatti... Tuttologia totale, la tutologia da bar. Ma al bar cazzo c'è stato un momento che eravamo tutti virologi. No, ma guarda perché col campari, secondo me, è meglio, è meglio campare di AstraZeneca. Eh no, cazzo, così si facevano i miscugli. Eh, bellissimo. È bellissimo, tutti. Forse è vero. Forse è vero, forse non ce l'ha mai detto che cazzo col campari il viro. Io non l'ho preso e eh, continuavo a ber campari. Ah, ah. Attenzione, questa tu devi sarà... sapere che nella nostra variegata e vario finta famiglia di Rock TV ci sono dei ragazzi particolari uno di questi è tale Johnny Drago che ogni settimana ci propone una sua barzelletta vai Johnny adesso te la leggo e tu capisci che barzelletta okay. racconta cosa fanno due limoni Ah, il Dalai Lama! No, è sbagliata! Limona, no? Eh, con... ah, che bella, che bella! Bravissimo Gianni, proprio bravi, ci fai scompisciare dal ridere. E cosa fa un pomodoro appena alzato? Eh, no. Salsa! E una patata pure! Ecco, eh, non finisce più. Non vai Jack, salto. vai! Giorno perfetto! Sì! consumismo, rata del mutuo, cosa eh, mi dici? Eh, allora, la canzone del giorno perfetto appunto ti dice che cazzo ogni giorno hai queste problematiche, c'è cioè il mutuo da pagare, c'è cioè delle tue sfide, ti si rompe la macchina, cioè tu sogni l'arrivo di questo giorno perché ci sarà il giorno perfetto che mi va tutto bene, cazzo, non è possibile, non esiste, il giorno perfetto non può esistere se non te lo costruisci tu e infatti in questa canzone ci sono un attimino di suggerimenti per costruirsi il proprio giorno perfetto perché ad aspettarlo non arriva mai la perfezione nella vita non esiste jack vai è proprio così uomo medioevo oh. Bravo, ritorniamo sempre qua. Come hai detto, la storia non insegna niente. L'uomo medioevo è proprio, diciamo, la carta d'identità della persona, di quello che abbiamo parlato prima, della persona che ha ancora appunto ha, ha queste paure, alle paure del, dell'immigrato che viene a rubargli il lavoro, ha paura di vedere queste donne col velo, cosa ci sarà sotto, se vorranno mica fare esplodere. Diciamo c'è cioè questi piccoli stereotipi che porca miseria, sono veramente quelli che c'erano 60 anni fa quando ti dicevano arriva il Negus e l'uomo nero che ti porta via il bambino, cazzo, non è più così. Quindi cerchiamo di uscire dalla mentalità medievale, e guardiamo com'è la situazione adesso e agiamo di conseguenza per migliorarci un po' la cazzo di vita, perché poi quello che, che dobbiamo fare è migliorarci la vita, non ce la dobbiamo peggiorare. E quindi anche ognuno può fare del suo per migliorarsi la vita, capito uomini medievali? Potremmo fare un bis del rispondo a nome di Pino. Risp Nicola Nicola dice Aiaiaiai. Pino, dato che hai dei capelli molto lunghi, ti è mai capitato di pulirti il sedere per sbaglio? Allora, già che ti chiami Nicola Nicola, ci sono voluti due nomi perché sennò no nessuno saprebbe chi cazzo sei, hai capito pezzo di merda? Me li leggo i capelli quando cado. Ciao Nicola Nicola. Eh, insomma, insomma. Eh, insomma, Jack, sai che non mi te l'aspettavi che finiva a merda oggi. Eh. eh. Se io eh. mi prendo in giro i ragazzi dicono sempre: Insomma, insomma, eh, perché quando insomma, io non, quando non trovo dei messaggi intelligenti da leggere, eh, inizio eh. a dire eh insomma, eh, insomma, 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 insomma. No? Finché non ne trovo qualcuno un attimo, non dico intelligente, ma almeno leggibile. Calma, Pasquale... Qualche insulto non mi arriva qualche insulto per Paletta, a zero. No, no, no. è un po' che piaci, ah, ah, piace. Okay, allora è la trasmissione sbagliata. Di Pasquale, cosa vuole Pasquale? Paletta, cosa ne pensi di Manu Agnelli che si è messo a fare la versione teatrale di Lazarus di Edith Bowie? Ma diciamo lui, allora lo conosco, tra l'altro Manuel lo conosco, è una persona timidissima, adesso non è, non è uno che ci sono andato a fare birra e salsicce, però è una persona timida, però gentile, squisita e tutto quanto, è poliedrico, fa un po' di teatro, va a presentare X Factor, eh, con gli after hour ha sempre fatto delle cose meravigliose, diciamo, boh, ha avuto voglia di fare questa cosa qua, poi già lo vedo comunque, quella retrospettiva che assomiglia, come si chiama, Lord Voldemort, quello, quello di eh, Harry Potter, come si chiamava quello, con... no, Voldemort, quell'altro. Il professore, <ride> quello che lo ammazzano, che è sempre incazzato. Eh, eh se non mi ricordo il professore lì che lo faceva Qualcosa cadere tipo Usse, eh, che lo faceva cadere dalla no. scopa. Amica, che... Harry Potter è veramente una gran cagata. Perché siamo venuti? Ah, già, Manuel Agnelli. No, quindi è poliedrico. Oh, e va davanti a poliedrare, bravo, bravo, bravo per lui. Perlo Boz dice invece la frase più bella del vostro album è moriremo tutti piano piano come dice Montesano. Ah bello, questo è veramente da... Da persone colte, da persone che sono state a sentire, sì, perché c'è stato, um, stato il periodo, il grande periodo ed Vax e Novax. Montesano, Novax è subito convinto e diceva che con i vaccini state attenti, che moriremo tutti piano piano. Cazzo, un anatema me lo può dire che, che non lo so, il papa nero dei satanisti di Somma Lombarda, ma non Enrico Montesano, quindi moriremo piano piano, come dice Montesano, è un po' per farvi capire che trova il tempo, come si dice, ecco. Lascia il tempo che trovi. Sai che abbiamo scatenato con la barzelletta di prima un sacco di barzellette mai guardabili proprio ragazzi quando <ride> ce la faccio. <ride> Eh, eh, eh. è tutto sulla verdura Antonio dice però sì. mi mancano i tuoi dreadlocks eh, ma non sono hai ragione Antonio guarda ne ho tenuto uno ora allora ti spiego eh, quando è nata la mia seconda figlia niente ho deciso un po' perché portavo in spalluccia il primo un po' portavo lei e poi vabbè è stato anche un cambio perché sono i capelli un cambio radicale no è stato un cambio perché avevo voglia di cambiare Prima di tagliare questo, però, mia figlia mi ha detto: Papi, uno e tenerlo perché, è, comunque, è un ricordo. Eh, diciamo, non mi ha detto della tua carriera, ma ha detto è un ricordo della tua personalità e di quello che hai fatto eh, in tutto questo tempo. E allora me lo sono tenuto. Ogni tanto me lo spunto. E questo, dai, me lo terrò. Ben grande. Ben. Ciao, ragazzi. Ciao. Ale scrive da grande fan dei Metallica. Jack, cosa ne pensi del brano Frantic e di Robert Twillo come bassista? Fa la domanda a me, ma poi io la giro anche a te. Ehm, mi piace Frantic, devo dire la verità. E Robert Twillo, l'ho già detto, non è un bassista che a me piace, nel senso che lo, lo trovo rispetto ai bassisti che ha avuto i Metallica, clamorosamente inferiore di livello artistico. Però ha avuto un ruolo, secondo me, nella band. E posso permettermi, Paletta, di dire eh. che hanno avuto anche Gagno e Andrew. Cioè, han, ha riportato un'energia, una voglia di fare, eh, una bravissima persona. cioè Ha portato in quella band la voglia di ripartire. E quindi questa cosa non apprezzo, gli sarò sempre riconoscente, altrui. Assolutamente sì. Guarda, io ti dico la verità: eh, beh, hai detto tutto te, perfettamente beh, aveva un'eredità abbastanza pesante. Coi Metallica, però devo anche dirti che io me lo sono gustato tantissimo con i Suicidal Tendensis e, e forse veramente quella è la sua vera dimensione da arrampicatore. Di muri, comunque quello stile, quel genere, però come dici, te è stata una di quelle entrate super azzeccate perché è entrato in punta di piedi e poi si è presa una fetta molto importante per la credibilità dei Metallica con gli album che sono arrivati dopo le pietre miliari di Claibato, quindi eh, non si può dire che è bene. P poi, eh, vabbè, Jack, tu anche tu sei bassista, io devo dirti la verità che comunque fa dei bei numeri. Secondo me era molto più azzeccati quando li faceva con i Suicider, ecco, se eh, vogliamo stare lì a pinturare il castello. Mosche, è eh? molto più la sua, è la sua assolutamente sì. È difficile quando cambi band comunque riuscire a trovare Eh, ma è difficile anche mio. però entrare e rimanerci in pianta stabile perché dai appunto credibilità ed energia. E Trillo, energia ce l'ha sempre. Tantissimo, eh? poi un grande. Luigi dice: Ciao Mitici Pancras, grandissime palette. Cosa ne pensi della banda Bardot? Lunga vita alle band vere. Eh, alla Banda Bardot eh, sono un paio di anni particolari perché ci è venuto a mancare Enriquez, il, eh, il loro cantante storico. Eh, sono nostri amici veramente da, da sempre. Mi ricordo forse il primo concerto l'abbiamo fatto nel 91-92 insieme a loro, c'era ancora MTV. C'era un'esperienza in MTV dove si andavano a fare eh, dei piccoli festival, non mi ricordo come cazzo si chiamava, un MTV Tour. Comunque, tantissimo tempo fa c'eravamo noi, la banda Bardot, c'erano i, eh, i meganoidi, i primi meganoidi, di supereroi e tutto quanto, e niente, è nata un'amicizia grandissima. Purtroppo, appunto, due anni fa è mancato il richezzo, eh, loro sono stati fermi, però la loro voglia di ricominciare era veramente tanta, e adesso si sta facendo dare una mano e canta insieme a loro, ci che è stato il primo cantante dei Modena City Ramblers? Quindi sono in giro, eh, andate a vederli perché, comunque, il folk italiano che si fa per bene, loro lo fanno alla stragrande. E tutti noi dobbiamo essergli riconosciuti. Assolutamente veramente. sì. Pierluigi dice: Ciao ragazzi, l'altra mattina non potevate tirare uno strumento a quei due di Radio Social Club? Scherzo ovviamente, però quasi mai da loro una band vera come voi. No, infatti è stata una grandissima sorpresa perché siamo andati in Rai perché non lo sapesse siamo andati a Social Club che è il um, come si dice il programma condotto da Luca Barbarossa tra l'altro io pensare alle canzoni di Luca Barbarossa facevo fatica a ricordarmi una canzone di Luca Barbarossa poi il cipo mi ha detto no cazzo quella lì che pensa portami a ballare <ride> no scherzo e siamo andati alla Rai di via Asiago sai comunque lui ha sempre invitato dei gruppi che non sono mai centrati un cazzo con il nostro genere quindi questa ah, è stata una piacevole sorpresa e B quando siamo entrati la super sorpresa è che cioè, ci ha fatto sentire a nostro agio anzi rispettosissimi sapevano eh, di che cosa andavano a parlare con noi poi c'era Andrea Perrone che è un imitatore eh, straordinario insomma ci hanno fatto sentire a casa e eh, eh, devo dire per un gruppo che fa il nostro genere essere visto dai miei parenti abruzzesi i miei parenti abruzzesi hanno visto il programma uh quanto sei fatto grande Gabriele zia Concetta c ho 52 anni quanto mi sono fatto grande no, no, cazzo è fatto, sì, ha visto, è fatto, uh, quanto è si è fatto un po' grigio si è fatto un po' grigio amica. per un po' diventò nonno è così comunque è stato bello è stato bello un'esperienza interessante andare alla radio però musicista comunque salire su un palco si capiva un cazzo eh. forse era la prima volta che ho suonato con Linear io non ho mai suonato con gli NIER perché gli amplificatori erano tutti dietro ho avuto un po' di difficoltà e però oh, eravamo in televisione sai proprio ciao mamma siamo in televisione Randy, ah. il vai, Genio, vai. Vice, dice Ciao Paletta! Ciao! Ma cosa mi dici del ritorno della punk rocker per eccellenza Nina Hagen? beh, caspita, forse è la più grande esponente del punk, la tedesca. Io non sapevo di questo ritorno, ma ah, forse ho letto da qualche parte che faceva i concerti. Beh, anche lei era la regina, era la regina, era la vera tedesca che vorremmo avere tutti su un palco, e quindi non posso dire che bene della cara Nina. Quasi Udo De Raggi dice: quando verrete in Mosile. In Molise, verrò a sentirmi. Se performate all'aperto, ve lo dico: vengo col trattore e vi offro le mie specialità molisane. Io sono un agricoltore. Oh, quasi sarebbe meraviglioso! Noi siamo venuti una volta a Termoli. Guarda, i miei pari e mia mamma è Abruzzese, quindi anzi, eravamo molto vicini al confine, eravamo a Torino di Sangro, che è prima di vasto, quindi ai, quando si chiamava ancora Abruzzo e Molise. Perché quando studiavamo noi, Jack, se ti ricordi, si chiamava Abruzzo e Molise. Il Molise è una regione meravigliosa, C'è il mare, c'è la montagna, si mangia da Dio. Quindi non vedo l'ora che veniamo e non vedo l'ora di vederti arrivare lontano come Brusco. Ti ricordo che aveva fatto la canzone? Che arrivava col trattore e vederti a te a lontano con tutti i tuoi prodotti. Torino Milano fa una constatazione corretta, Pale, senti qua, dice, ma perché il crimine affascina? Vedevo un docufilm su Vallanzasca e Turatello con amici e questi ne sono rimasti ammirati. Tutti amiamo contrastare il sistema, ma chi delingue ne diventa comunque organico. Beh, allora, beh, non, diciamo che ne diventi organico non lo so, però hai perfetta, perfettamente ragione perché eh, ultimamente con, con questi eh, nuovi canali da Netflix così, eh, boh, c'è questo fascino della violenza, è tutto... Secondo me è tutto perché eh, c'è stato proprio un bombardamento mediatico, perché sinceramente a, a me piaceva un sacco l'ispettore Callaghan, oppure cioè, li vedevamo i polizieschi, ma, ma non erano così, così estremi come, come in questo momento. Io ho visto, ho visto, devo dirvi la verità, ho visto Squid Game, mi avevo spaventato, cazzo, un 2-3 stelle di Squid Game. Figa, non è una roba normale, a meno che i coreani sono non sono a posto, non sono 100 me. i coreani. Però se tu, pens tu pensa che poi tra l'altro con tutti i casini mi rompono le palle se io in una canzone dico la parola cazzo e magari ti dicono non te la faccio dire. invece liberamente 12-13 anni, un 2-3 stella e sono lì che si sparano in testa. Poi per forza in, in America vanno dentro nelle scuole e fanno quello che devono fare. Quindi eh, allora affascinati... E eh, eh, non lo so, non so che cosa porta quel fascino. A me, sinceramente, io ho visto eh, il programma, di cioè ho visto quello che hanno visto loro su Balanzasco, ho visto anche eh, quello su Moro, Le Brigate Rosse. Diciamo che comunque eh, è pur sempre un modo per rileggere la storia, rileggere dei capitoli bruttissimi del, 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 nostro, del nostro paese, eh, diciamo da lì arrivare all'emulazione. È un po' lontano, però non è scontato che ci si possa arrivare tante volte, quindi siamo in un mondo malato, amico mio. A me è spaventato, io non, come te non sono riuscito a vedere lo Squid Game con le scene mi hanno sconvolto e i nostri figli invece eh. tranquilli a vederlo, e quello mi ha fatto capire tante cose. Eh sì, eh, ma perché comunque eh, comu sì, per, perché comunque era già stato tutto, tutto apparecchiato prima con, eh, eh, con i giochi elettronici. Cazzo, noi giocavamo, vabbè, non ti dico il Pac-Man, perché se no sembriamo due vecchietti. Sì, però giocavamo a Pac-Man, a Jack ed era bellissimo. Però gli ultimi giochi, cazzo, vince. Quello che prende la macchina. Eh, investe tutti quanti fuori dalla scuola, vince il gioco del cecchino che sul, sul palazzo deve prendere in fronte quell'altro. Capisci che comunque l'indirizzo non è bello? È bello che arrivano tutti dall'America, porca puttana, e poi si stupiscono perché sono 15 sempre morti al giorno lì. a scuola. Sempre, sempre da lì. lì. e eh, però lì è la democrazia: loro esportano democrazia anche in questa maniera. E i loro valori: e i loro valori della Winchester. Hai <ride> <ride> fatto nuovo mitraglietta della Winchester, si chiama I nostri valori. Mamma mia, gli americani: che, eh, sì. che sciagura per il mondo! Eh sì, mio caro. Vediamo, Paletta, dico sì. a te sì. quello che dico sempre a Pino: è stato un grande perché i Letto l'ora da grandissimo. È stato un piacere, tra... qua mi trovo bene, devo dirti, scusa, questi bauli a vita che, che mi ci siedo sopra, e ancora non riesco a toccare per terra, quindi non sono cresciuto. <ride> che Ho finito lo sviluppo, <ride> eh. Dico a te quello che dico sempre più: sì. caro pale, sì. quest'ora è volata, abbiamo finito, ma prima di finire ti leggo un messaggio di un caso umano, tale quaglia aristocratica, che dice cari punkras non pensate che Lazza stia rivoluzionando il punk come gli Zeppelin fecero col Rock Lazza sta rivoluzionando il <ride> punk ha detto Lazza allora ho portato mio figlio perché ho gli amici ho parecchi amici all'Alcatraz così, così mio figlio voleva vedere Lazza lui e una sua amichetta volevano vedere Lazza essendo un po' di casa essendo un po' di casa eh, mi sono andato dietro nei camerini e lì veramente era una parentela della Madonna erano tutti zii 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 e bro Oh, zio, bella, ma l'hai visto lo zio? No, bro, tu l'hai visto, eh? Mi sa che è andato di là con lo zio, bro. non so cosa stia rivoluzionando. Ho scoperto che c'era anche lì la mamma, no? Era la, la, quella era la mamma di Madman, che era un altro tra Lazza e tutto qua, che è una nostra fan, noi abbiamo i genitori di questi rapper che sono fan dei Pancras, oh, che sono certo. più piccoli di noi. Quindi, che cazzo sta rivoluzionando, mia piccola quaglia, eh? Io, però, spezzo una Lanza a favore di Lazza, lazza detto, <ride> <vedi>? <ride> Spezzi una Lazza, hai detto, vedi? Sì, sulla schiena o Lazza. lui sai che tutto il conservatorio è un musicista vero cioè, un pianofo, quindi... anche, Cremonini, anche Cremonini ha fatto il conservatorio ma mi fa cagarlo <ride> <te>. adesso <ride> <ride> adesso eh, sì, 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 no Grande, perché quindi te. vuoi e ah, ah la alla lancia era quella siccome, ah, okay. no, siccome i nostri figli crescono ascoltando roba orripilante almeno questo sa so suonare piccola consolazione ah Jack se c'era qua Pino saltava di là ti mangiava le orecchie <ride> come Ozzy Osbourne con il pipistrello di di dobbiamo riorganizzarlo assolutamente. Assolutamente, quando ritornerà Pino, sarò disponibile anche perché voglio fare un po' di chiacchiere e voglio insultarvi un po' insieme a lui in maniera vera perché i miei insulti di oggi erano veramente soft e poco credibili. Vero, Pino? Ti ringrazio di avermi prestato il tuo trono. Grazie per la pubblicità che hai fatto fare ai pancreas al nostro disco eh, Electric Déjà Vu. Se volete compratelo, se no, come avete fatto sempre, scaricatelo, pezzi di merda. <ride> Io ve lo consiglio, vi do il mio bollino, veramente spacca, se volete passare un po' di minuti eh, in cui passate da emozioni belle a emozioni magari negative per i contenuti che ci ricordano, ma è veramente un bel album, ascoltatelo, vedete che è déjà vu, vale, noi ci vediamo presto, poi ragazzi ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 14 con Pino, vi vogliamo bene, rock on, punk on e avanti, ciao, ciao Jack, ciao Pino! E adesso vai tu, Jack!